Adesso passiamo direttamente, come dicevo, alle immagini, cominciamo a parlare di quello che è successo e cominciamo a parlare dell'Inter. Per l'ultima volta cominciamo con la squadra italiana. È finita anche l'avventura dell'Inter, le sei squadre italiane non sono andate molto lontane, quattro eliminate al primo turno, poi il Milan e poi l'Inter. Sono già partite le immagini che si riferiscono alla partita dell'altro ieri, che ha visto la squadra nerazzurra resistere fino a 10 minuti dalla fine. Qui abbiamo visto anche una buona occasione per Muraro nel primo tempo, che è stato tutto sommato abbastanza equilibrato. È stata l'Inter che nella fase iniziale ha avuto anche un paio di occasioni, forse le migliori occasioni per quanto riguarda l'andamento del primo tempo. Poi ecco qui abbiamo un'immagine che si riferisce, viene poi mostrata nuovamente dalla regia olandese, a un episodio nell'area di rigore con un intervento di Giuseppe Baresi che comunque l'arbitro, che era lo svizzero Daina, non ha ritenuto punibile con il calcio di rigore. Dopo questo avvio abbastanza equilibrato, soprattutto nel secondo tempo, quando si è scatenata una vera e propria bufera con raffiche di pioggia e di neve, l'Inter a pochi minuti dalla conclusione ha perso la partita ed è uscita dalla scena delle coppe europee. Qui abbiamo visto un'azione condotta in tandem da Janssen e da Albert, provocata da un errore difensivo. Come al solito, la giovane età ha provocato anche qualche incertezza, qualche situazione abbastanza eliminabile, se si vuole, con un pochino più di esperienza, e quindi è stato ancora una volta il rammarico per errori dovuti a una certa leggerezza, forse con il passare del tempo, con l'esperienza sono errori che potrebbero essere evitati. Ancora un buon contropiede per Muraro, come al solito molto pericoloso in trasferta, anche se va sottolineata la bella prova del centravanti Altobelli, che si è visto a tutto campo anche in fase difensiva. Molto spesso Altobelli è stato lì dietro ad aiutare i propri compagni. Senz'altro positiva la prestazione di Altobelli, confortato anche dal punteggio ottenuto nel Bravo 79. Ancora un'azione con Albert che impegna Bordon, pronto in questa circostanza alla uscita, con un calcio di punizione battuto dal capitano dell'Inter Bini. Abbiamo visto anche in questa azione Giuseppe Baresi, Fontolan che ha il numero 5. L'azione viene fermata prima che Muraro e Beccalossi possano proseguirla, c'era anche Altobelli sulla fascia destra. E qui ora seguiamo questa azione, siamo al 35esimo del secondo tempo, e Hofkens che va sulla sinistra, cerca lo spazio per il traversone, lo trova, tocca appena Bordon e Stevens batte il portiere interista. Ora rivediamo questa azione ricordando ancora una volta che in quel momento l'Inter era in 10 perché era stato sostituito Oriali, ma Chierico non era ancora pronto a entrare, appunto quella ingenuità che probabilmente è costata carissima all'Inter. Rivediamo l'azione, Hofkens, il cross, il tocco di Bordon, il gol di Stevens, Beveren batte Inter 1-0, Inter eliminata.